Allora, buonasera a tutti, siamo qui con gli sposi Alessandra e Luigi, fino a matrimonio, salutate. Ciao, Ciao ciao a Cristian. tutti. Stavamo cercando un qualcosa da far divertire a tutti, ma tutti, ed è stato proprio così. È stata una festa bellissima, bella, veramente bella, grazie a voi. La nostra paura era di non far riuscire una festa bella, di non far divertire, a far annoiare gli invitati, e invece non siamo riusciti perché li abbiamo fatti divertire tutti. E tramite un mio cugino a un matrimonio, vi abbiamo visti e quando abbiamo deciso di sposarci siete stati i primi subito, senza pensare a nessun gruppo altro, perché comunque gli altri gruppi musicali fanno sempre le stesse cose, i soldi balli di gruppo, soldi a musica, invece qua c'è la lettera, c'è tante emozioni, tanto divertimento, tanto caos, tutto bello. L'obiettivo principale era che quando se ne andavano i nostri invitati, che sono stati super felici, contenti della festa e che si sono divertiti. Abbiamo vissuto tutta la nostra storia, stupenda, veramente stupenda. Poi Lucia è bravissima, troppo brava, brava veramente. Sì. Questa coppia è formata da Luigi e da Alessandra. Luigi, scrollando il dito sul cellulare, una sera, era su Facebook, e si accorge di Alessandra. Incuriosito, decide di mandarle una richiesta di amicizia. Così una sera, il 26 settembre dello stesso anno, decisero di darsi appuntamento a Torre San Giovanni, finalmente per incontrarsi. La curiosità, l'adrenalina di quell'incontro era davvero tanta. Andarono con due macchine diverse e durante il tragitto il cuore iniziava a battere sempre più forte. Ed entrambi, dopo quel bacio intenso, decisero di modificare il nome sulla rubrica. Amore mio per Luigi, vita mia per Alessandro. La pandemia mondiale che li ha visti divisi e separati per 36 lunghi giorni. Era marzo 2021 e Alessandro iniziò a stare bene. Da un piccolo mal di testa, decimi di febbre, poi un tampone per sicurezza e la conferma di essere positiva al Covid. E piano piano la cosa diventò sempre più grave, rimase a casa per un lungo periodo per curarsi. Il momento più pazzo di oggi che è rimasto più quando mi hanno buttata in aria. Io che sono una persona un po' timida, un po' chiusa, tu mi hai capitata subito, è stata una cosa, mi ha aiutato tantissimo, tanto, veramente tanto.
è come se dal primo giorno è come se parlavo con un fratello da subito, e mi sono sfogata, ho parlato, ti ho raccontato tutta la mia storia, mi sono trovata bene, bene, veramente bene. Però noi siamo qua apposta per aiutarvi, no? A arrivare preparati al giorno, no? Mm-hmm. Però qual è quella cosa che ti mette un po' più ansia, no? Che magari durante il primo ballo, io penso, presumo, il primo ballo, no? Che vi crea un po' più... Sì, sì, proprio quello, sì. Fare figura. Può capitare che proprio in quel momento che poi sai tutti ti guardano, tutti... Ok, quindi... però vorreste stupire i vostri invitati, no? Far vedere un lato vostro diverso, no? Che magari non si aspetterebbero da voi. Adesso allora, voi dovete ingannarvi da soli, no? Così funziona il cervello, cioè dovete fare finta che siete dei ballerini già. Noi sappiamo ballare. Solo così poi ti dai quella spinta motivazionale da sola, boom, ad andare a fare qualcosa, no? Di anche più grande di voi, no? Di ciò che voi pensate, dei vostri limiti. Per me è stato tutto, dall'inizio alla fine, tutto sinceramente. Già da quando siamo scesi dalla scalinata è stata una cosa bellissima vedere gli invitati e la musica, il violino, tutto. Però la cosa più bella, più che mi ha, è stata quando, vabbè, la nostra storia e il nostro ballo. Ma più passavano i giorni e i mesi, e più Luigi e Alessandra coltivavano dentro di loro la voglia di fare questo piccolo passo in più. La voglia di sigillare definitivamente questo amore. Arrivò poi la vigilia di Natale, con la casa piena di addobbi, l'atmosfera magica che solo il Natale sa regalare. E, dopo la cena, proprio allo scoccare della mezzanotte, mentre ci fu lo scambio dei regali con le persone presenti, dopo gli auguri, dopo il brindisi, Luigi sparisce. Luigi rientrò in casa e davanti a tutti disse testuali parole. Pure che ti faccio arrabbiare un po', mi vuoi sposare? Quell'atmosfera delle luci colorate è bella, al ritmo di musica è proprio bello, bello, veramente bello. Ti dà quella luce poi, luce sotto i piedi, soffusa, no? Bella, tutta bella colorata, al ritmo di musica. Abbiamo scelto le nuvole e le fontane danzanti. Sicuramente a una coppia pazza come noi, perché noi siamo pazzi. Perché sì, bisogna essere così, perché per come siete voi bisogna essere così pazzi. Perché il divertimento è alla follia. Una volta si diverte, una volta ci si sposa. Allora dai, salutate. Ciao, 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 grazie a tutti.